Coach Radostojic, 2 ore di partita molto bella, molto intensa. Alla fine, insomma, sembrava che il tie break fosse la soluzione naturale di questa partita, e poi cosa è successo in quell'8-0 di parziale e poi il 3-1 di Civitanova? Innanzitutto è stata una partita meritatamente vinta di Civitanova. Loro hanno giocato bene tutta la partita, non solo nella quella frazione del quarto set. Lì ci siamo incastrati su una battuta flot facilmente prevedibile da 1-1 in una rotazione nostra con libero in post 1, nel quale da solito non dobbiamo avere i problemi. Il mio problema oggi, come ho detto ai ragazzi, non è il fatto che abbiamo preso male queste recensioni dietro di fila, era la gestione di sette della partita in sé, perché noi dovevamo uscire dalle situazioni nonostante le recensioni sbagliate o brutte, staccate, dovevamo uscire comunque in recensione, ma tutta la partita abbiamo sofferto molto in cambio pala. Loro hanno battuto bene, ma anche con le nostre buone o recensioni sui 3 metri non abbiamo avuto un cambio pala fluido. E quando noi non giochiamo bene in cambio palla, i giocatori si innervosiscono, che non dovrebbe essere così. Dobbiamo avere molto più pazienti sulle rigiocate a ricostruire i nostri punti. E questo era il punto di discorso che adesso abbiamo discusso con la squadra. Però, nonostante la sconfitta, non siamo diventati né più scarsi di ieri, né dopo la partita contro Verona siamo diventati più forti. Quindi abbiamo una settimana adesso di lavorare bene a preparare la prossima partita. Volevo chiedere in particolar modo